È più importante la percentuale di grasso corporeo o l'indice di massa corporea? Intanto spieghiamo cosa sono la percentuale di grasso corporeo e l'indice di massa corporea. Allora, la percentuale di grasso corporeo è appunto la percentuale di grasso rispetto al peso di una persona, quindi quanto grasso c'è rispetto al peso totale di una persona. Se io peso 80 kg e ho 8 kg di grasso, vuol dire che ho una massa grassa del 10%. L'indice di massa corporea invece è il rapporto peso-altezza, o meglio, è una formula che mette in relazione peso-altezza e si calcola in questo modo: peso in chili fratto altezza in metri al quadrato. E ci dà un valore. Questo valore è rapportato su una scala, ci dice se siamo normopeso, sovrappeso, obesi, sottopeso, eccetera, eccetera. Diciamo che il normopeso è compreso tra 18 e 25, quindi se l'indice di massa corporea è compreso tra 18 e 25, vuol dire che siamo normopeso. Sopra i 25 siamo sovrappeso, sopra i 30 siamo obesi. L'indice di massa corporea però non ci dice nulla riguardo alla composizione corporea. Quindi, se devo scegliere tra uno di questi due valori, quello che ha più importanza è la percentuale di grasso corporeo, perché la percentuale di grasso corporeo mi dà un'indicazione di quanto effettivamente io sono in forma. Perché ad esempio, se io sono alto 1,80 m e peso 80 kg, ho un indice di massa corporea di 24,7, vuol dire che sono nel normopeso, perché dobbiamo stare sotto i 25. Però io posso essere 80 kg grasso oppure 80 kg muscoloso. La differenza è abissale, sia sulla salute, sulla composizione corporea, sull'aspetto fisico e su tanti altri, diciamo, parametri di benessere. Quindi, in questo contesto, è ovvio che la percentuale di massa grassa sia il valore da prendere come riferimento, perché l'indice di massa corporea da solo non ci dice assolutissimamente niente, se non che rientriamo in un dato range di peso. Però il peso può essere dato da diverse componenti, quindi dalla massa grassa ma anche dalla massa muscolare. Quindi se io sono 80 kg muscoloso è un conto, se sono 80 kg grasso è tutta un'altra storia. Quindi ecco che l'indice di massa corporea preso da solo non ci dice molto, ma va sempre contestualizzato ed è un valore che è importante appunto solo se inserito in un giusto contesto. Quindi se ci sono altri valori di riferimento, come appunto la percentuale di massa grassa, piuttosto che altri valori ancora, come le circonferenze oppure la plicometria e tanti altri valori che solitamente vengono presi negli studi professionali come il mio. Io personalmente prendo tante misure, prendo ovviamente peso, altezza, calcolo l'indice di massa corporea, ma faccio anche la plicometria, prendo le circonferenze in tanti punti del corpo. Faccio la bioimpedanziometria per valutare la composizione corporea. Ecco che in questo insieme di valori l'indice di massa corporea assume un ruolo importante, ma scollegato da tutto ciò non ha praticamente nessun senso pratico, perché mi dice semplicemente se il mio peso rientra appunto in determinati parametri, però non mi dice nulla di come quel peso sia effettivamente composto, e che è quella la cosa importante, perché sapere che io rientro in un range non mi dice molto. Facciamo un altro esempio estremo: prendiamo un bodybuilder professionista. Un bodybuilder professionista avrà un indice di massa corporea di una persona obesa, perché sarà, mettiamo, alto 1,80 m e pesa 140 kg. Ecco che l'indice di massa corporea sarà di un obeso. Invece è una persona estremamente muscolosa, quindi non avrà un grammo di grasso in eccesso, anzi, e avrà una montagna di muscoli che gli conferiranno un peso elevatissimo. Ecco che se io non ho altri riferimenti oltre all'indice di massa corporea, non posso sapere se quella persona sia effettivamente obesa, grassa o muscolosa, o sovrappeso, grassa o muscolosa, o anche normopeso, grassa o muscolosa. Quindi va sempre contestualizzato con altri parametri. Bene, per il momento io mi fermo qui. Ti invito come sempre a lasciare un like, ad iscriverti al canale e a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.